E al via la seconda partita della serata tra le squadre di Pernoi e Virtus Lanciano. Pernoi scenderanno in campo con De Arcangelis, Del Pizzo, Di Campli, Principio, Ernesto Paolucci, Gianluca Ciccone, Tiberio Calcan, Cristian Scarci, Melchiorre. Risponde la Virtus Lanciano con Cimini, Cericola, Peschini, Lannutti, Tupone, Brasile, Giovannelli Giuseppe, Manzone Samuele, Giovannelli Lorenzo. Solo che c'è ancora la regola dei gol in trasferta, in 0-0. Devo dirti che l'Inter ha fatto comunque una gara molto intelligente e tattica, poi il vantaggio di essere andati subito su 1-0 in qualche modo l'ha agevolata, no? Però dopo 10 minuti di difficoltà Mille è cresciuto. Abbiamo visto la reazione arrabbiata di Pioli, il resto lo vedremo dopo. Partiti. C'è stata una verticalizzazione di Pernoi, forse anche un fallo di Lannutti non visto dall'arbitro, ma Cimini sbroglia tutto. Verticale questa volta da parte di Lorenzo Giovannelli per Manzoni. E bravo il portiere a uscire incontro e chiudere l'azione. Angolo per la Virtus, Lannutti al calcio d'angolo. Uscita a vuoto di Calcan e Brasile porta a 1 le reti per la Virtus. De Arcangelis cerca lo spazio per il tiro. Del Pizzo, Principio. Si invola il numero 4 della squadra di Pernoi e Cimini sbroglia la matassa. Cristian Scarci si è involato tra i due difensori della Virtus e si è presentato per la seconda volta contro il portiere Cimini. Rinvio lungo di Cimini, anticipato
da Ernesto Paolucci, ma la Virtus ritorna in possesso del pallone. Ancora Lorenzo Giovannelli, questa volta per Franceschini, che fa salire Manzone, ancora Lorenzo Giovannelli, ancora Manzone, ancora Giovanni Lorenzo, oh, sembra quasi un'azione delle merenghe. Il metronomo Giovanni Cericola verticalizza, ma la palla è preda di Calcan. Ancora Scarci. Riparte, sporcata la palla in calcio d'angolo. Cross ancora, ma Brasile è anticipato da Del Pizzo. Manzone. Fallo, punizione Virtus. Battono subito. Ancora bel fraseggio. Oh, Manzone perde il pallone. De Arcangelis lo riconquista. Rinvia del portiere direttamente sulla difesa avversaria. Lannutti fermato in fallo laterale. Ancora Manzone che cambia tutto, no, cerca di ancora un 1-2 con, bel gol, 1-2 sull'asse Manzoni-Giovannelli, palla in area a Franceschini che porta a 2 le reti per la Virtus Lanciano sulla squadra di Pernoici 7. Pernoici 7 che pur avendo una posizione di secondo in classifica, nelle ultime giornate era stata una squadra che dopo un grande girone di andata, è stata anche prima in classifica, ha avuto un calo vistoso, calo se non altro per, da parte dei risultati. Franceschini su Giovannelli, reclama il fallo, l'arbitro non lo dà, lo fa la Virtus, batterà per noi. Anticipato principio, scivolata di Del Pizzo in fallo laterale. Lannutti. Partita che si incanala sulla spigolosità, molti falletti. Palla giocata indietro per Cimini. Si scala vicino.
Giovanelli sporcato il tiro, ma arriva lo stesso tra le braccia di Calcon. Cada a principio, che però di petto ci arriva lo stesso. Compagno prova un tiro dalla distanza sopra la traversa. Scarico di Brasile per Giovannelli che gli ride il pallone. Franceschini. Manzone. Ancora rossonera la rimessa in gioco. C'è un bel tiro di Brasile, la palla è fuori di poco. De Arcangelis. Apertura intercettata. Riparte la Virtus, entrata scivolata di De Arcangelis. Ammonito De Arcangelis, direi giustamente. La panchina ha protestato per un intervento troppo duro di De Arcangelis. È stato ammonito, mi sembra, Giovannelli Peppe. Respinge del pizzo. Il fatto è che io penso che l'Inter giocasse fuori qua. 2-0. Due pari quasi. Qua vado ancora. 2-0. È un tiro senza pretese che finisce fuori. Marco Cericola. Thank you.
De Arcangelis, Melchiorre, incertezza, e Cericola porta a 3 le reti della Virtus Lanciano. Lancio lungo di calcio. Giovannelli intercetta il pallone, gli rimpalla. Melchiorre. Fallo di mano del Pizzo, punizione per la Virtus. C'è Ricola, Giovannelli, e questa volta Calcum ce la fa. Melchiorre. Palla rimessa in gioco perché ha toccato l'arbitro, arriva la squadra che ne era in possesso. Del Pizzo, De Arcangelis. Recupera Martelli, Franceschini, intercettata la palla da Melchiorre che si invola, subisce un fallo. C'è Principio sul pallone, parata di Cimini che devia in calcio d'angolo. Melchiorre va a batterlo. C'è Ricola, Brasile, anzi Manzone, sembrava fallo e l'arbitro ha il vantaggio. C'è 50 minuti, 45 minuti.
Punizione sulla palla Manzone, proverà il tiro o metterà in mezzo, prova il tiro, la palla in rete, 4-0. Gli arcangeli, Melchiorre. Siamo arrivati al 20° del primo tempo sul risultato di 4-0 per la Virtus per noi. Oh, ancora un errato passaggio di Calcun, la palla in rete per la quinta rete della Virtus questa sera in grande spolvera. È veramente sorprendente la parabola discendente della squadra del Ternoi. Prova il tiro Melchiorre, che non si arrende, e Cimini devia incarciolando. Retropassaggio, stavolta non rischia il portiere del per noi. Ancora 5-0. Perché? Per noi. E per la Virtus. Fammi del Cristina. Non trovo il Cristina. Qui è la situazione. No, facciamo un'intervista. Principio De Arcangelis e non trovano sbocchi, ben messi in campo i rossoneri. C'è stato solo qualche tiro di Melchiorre, ora invece c'è ancora un tiro sempre di per noi, ma sono sempre tiri dalla distanza, tiri della disperazione, diciamo così. C'è Ricola che si allarga, diciamo così, si perde alla difesa avversaria e ci è sembrato un fallo di mano. No, fallo di mano era della Virtus a parere dell'arbitro, si riprende con il possesso palla da parte del per noi. Ancora l'ennesima parata di Cimini. Diciamo che qualche parata il portiere rossonero l'ha fatta. Thank you.
Punizione per noi. Sulla palla Melchiorre. Ancora Cimini. Addirittura ma lo spettacolo fosse un orologio casuale, la palla non andrà. Questo ancora calcio d'angolo. Arcangelis, principio che sicuramente tirerà questa sera un po' più mobile il fantasma del campionato di calcio a 7. Il nuovo entrato Tupone, serve Giovannelli. Fine primo tempo, risultato di 5-0 per la Virtus. E il secondo tempo è iniziato con un gran tiro di Scarci che finisce alla destra del portiere Cimino. Fallo da parte di c'è rigore. E la palla è fuori. De Arcangelis che se ne va, mette la palla per Melchiorre, ma da una buona posizione tira alto. Capì, fissa la segnalata. Se
7-8 VAR queste parole. Passa fuori il gioco. No, queste sono 7-8 VAR diciamo. È da annullare. Ma no, passi pure a noi. Ecco, c'è rigore. L'azione farraginosa. Guarda che Unito Giovannelli, punizione per noi. Ancora Melchiorre fuori. Una punizione. Sta a fare tutto, va. Poi vanno a vedere immagini in Germania. Annullato. Orucci. Bonifico. Bonifico. Annullato? Annullato? L'annullato? Palla in mezzo, tiro al volo da parte di Manzoni, la palla è fuori. Avreste dovuto cominciare ad avere un sentore perché ha preso ancora uno scatenato. Ancora Del Pizzo. Ciccone. Scarci si fa intercettare il pallone, Cimini calcia lungo, ancora Del Pizzo dietro, pulisce tutto.
sono in quarta. Ma ammonito, ma sulla palla Scarci respinge Giovanni Ciricola. Guarda Andanovic, guarda il laser, guarda il laser, già stava attivando. Ci siamo che fai da guarda. Riparte ancora per noi. Palla è gialla. No. Rossonera. Sapendo già che la bimba. E tiro alto. Respinta di testa da Franceschini. Mancano 15 minuti alla fine del secondo tempo. Oh, Melchiorre prova da distanza siderale, ma la palla è di poco sopra la traversa. Ricordiamo che con una vittoria la Virtus andrebbe a 27, raggiungerebbe la terza posizione in classifica. No, perché anche le merenghe poi hanno vinto e sono passate a 30. Quindi la Virtus rimarrebbe in quarta posizione, ma rosicchierebbe punti per noi che rimarrebbero 28 terzi, scavalcati dalle merengue che andrebbero secondi in classifica. Quanto? 5 a 0. 5 a 0 è il risultato del Virtus sulla squadra di Pernoi. Tiro senza pretese, Cimini abbranca la palla, riparte con Lannutti, Manzone,
sembrava ci fosse stata una deviazione, così è. Esce a vuoto Calcun. Principio di Arcangelis. Lancio lungo per Principio. La colpisce di testa. Intervento fallo sul colpizio a gamba tesa. Apertura per Lannutti. Battono i gialli. Poco più di 10 minuti alla fine dei secondi 25 minuti. Ancora De Arcangeli. Palla a Principio, anticipato. Melchiorre. Tiro deviato. Cimini prende il pallone, rientra Melchiorre. Sembrava l'arbitro avesse fischiato un fallo. Invece c'è il gol convalidato. Io sono stato 4 giorni nella camera senza uscire con zio. Andavo 5 a 1. C'era probabilmente un fallo di Melchiorre su Giovannelli, non fischiato dall'arbitro. Sulla ripartenza per noi ha trovato il gol del 1 a 5. E la palla finisce sul fondo. Oh, c'è un tiro cross di Principio. E arriva troppo tardi l'attaccante della sua squadra e la palla è sul fondo. Oh,
Cosa lo corri? Punizione rossonera. Nel frattempo aggiorniamo anche sul risultato del derby, 3-0 per l'Inter. E la Virtus ha segnato tutte e cinque le reti nel primo tempo, mentre l'unica rete per noi è stata realizzata nel secondo tempo. Meno di 5 minuti alla fine del secondo tempo. E tiro sopra la traversa. Guarda qua che cazzo di sti. C'è il set? Chi è? Trova il set, c'è ancora il set. Lo sta qua, cazzo di set. Sbancellato. È una mistica. È una storia stranissima. Nel frattempo sembra un tiro di Franceschini ha portato a 6 le reti della Virtus. Come fa a primare?
Prova a superare Martelli. Brevilino non si fa superare. Da terra con le mani. Bel tiro da fuori e bella risposta di Cimini. Esce bene, palla al piede, la Virtus. Giovannelli che apre per Martelli. 1-2. Ancora punizione per la squadra rossonera. Siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco. Abbiamo da poco passato il 25esimo minuto. E Martelli porta a 7 sul tiro di Manzoni, tacco davanti al portiere, 7-1, che penso che è un risultato che chiuderà qui la partita. E invece, proprio allo scadere, tiro da centrocampo su rimessa direttamente in rete. 7-2. Ultimo calcio d'angolo, probabilmente sarà l'ultima azione. Non ha toccato. Ma che sono? 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 Ma che sono?
8-3, proprio allo scadere.8-2 Ma prima era